Buongiorno a tutti da Luke Mullet e dalla Dordi. Nel video di oggi andremo a scoprire la strada licinese che collega Vicovaro Mandela con la Salaria. È una strada di belle curve, molto adatta proprio per fare tecnica di guida, anche se molto trafficata sabato e domenica, soprattutto da ciclisti e da gente a piedi che non so dove va. Però seguitemi in questa avventura e mi raccomando, se non siete iscritti al canale, cliccate in basso a destra, subscribe, attivate la campanellina perché tutte le settimane, ogni sabato esce un nuovo video. Quindi seguitemi e dopo la sigla si parte. Ciao! La strada è molto semplice perché si può fare l'autostrada Roma-L'Aquila uscendo a Vicovaro Mandela e poi proseguire per licenza Percile-Orvinio, quindi indicazioni molto semplici da seguire, bellissimi panorami. Le condizioni dell'asfalto sono varie, nel senso che in alcuni punti l'asfalto è un po' rovinato, in altri intanto gente a piedi che non si sa dove va, in altri invece è tenuto bene, è stato rifatto da poco, quindi si alterna un po'. Sabato e domenica bisogna prestare particolare attenzione perché sono molti i ciclisti che si incontrano lungo la strada. La strada è divertente, è piena di curve destra e sinistra, molto divertenti per fare un po' di tecnica di guida. Che bello! Guardate qua. La parte alta della Licinese, qua c'è una bella sequenza di curve con asfalto tutto sommato decente. La strada è un po' bagnata, quindi non si può esagerare, ma va bene così, si diverte assolutamente. Comunque abbiamo appena lasciato Orvinio, seguendo su questa strada poi si arriva sulla Salaria. Questa parte è molto carina, ci sono tante curvine, curvette, la strada che corre in fondo alla valle. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto e che mi abbiate seguito in questa avventura. Vi ricordo di iscrivervi al canale, seguo motoviaggi, avventure, recensioni, prove, seguo il trofeo italiano amatore CIV. Sabato e domenica prossima sarò alla Mugello per le gare valide per la terza prova del campionato, quindi state sintonizzati e io vi do appuntamento a sabato prossimo. Ciao!